avanzando tranquilli, sono quasi davanti alla tua finestra. Un corteo di stelle, scintille, i tamburini, la banda, l'orchestra. Io ricordo un'intervista forse rilasciata a Ciao 2001, nella quale lei parlava della EMI. A quel tempo disse che praticamente avevano un po' in qualche maniera fatto pressione per dare una certa immagine di lei. È vera questa cosa? Sì, è vera. È vera, ho scoperto dopo qualche anno il comunicato stampa che avevano fatto loro, che parlava di un uomo ingoiato dalla disperazione, che tendente al suicidio, che istigava i giovani al suicidio. Francamente credo che abbia contribuito a creare questa immagine, che non è assolutamente vera, insomma. Ma anche in quel primo disco, che certamente, come dicevo stasera, parla dell'adolescenza, che non è un bel periodo, quindi è un disco malinconico. Poi io sono malinconico, però c'è una canzone come Borghesia che è già di sé, a parte le mie chiacchiere, è già di sé molto ironica, credo, no? E quindi è molto, molto bella questa cosa, vederla, ecco, con una veste diversa, anche perché insomma penso che non sia neanche troppo piacevole, no? Farsi dare delle etichette. No, hai ragionissima, hai ragione. Io ci ho messo tutta la vita a cercare di liberarmi di questi stereotipi. Prima ero questo, il cantautore triste che istigava i giovani al suicidio. Dopo sono diventato il cantautore politico, il radicale, l'estremista. Addirittura qualcuno ha scritto un fiancheggiatore delle BR. Insomma, io non credo che il mio canzoniere sia così. Credo che sia molto più sfumato, variegato. Si parla d'amore, si parla di tante cose. Insomma. La politica è stata importante nella mia vita e lo è ancora. Però Non ho mai scritto inni, slogan, non è, nessun argomento è mai stato totalizzante. Nel 2009, se non erro, le è stato conferito un importante premio a Genova, che è quello della Via del Campo. Fra l'altro, nella motivazione veniva indicata questa capacità di coniugare la poesia con la musica che ha lei. Si sente più poeta o più musicista? O nessuno dei due? È chiaro che il mio impulso primario è letterario, anche perché da un punto di vista musicale non sono preparatissimo. Sì, suono bene la chitarra e il pianoforte, ma con dei mostri come quelli che mi porto in giro adesso non mi azzardo più a suonare. Però sì, la mia preparazione credo che sia più letteraria che musicale, però poeta è un po' troppo forse. No, assolutamente no, ma i musicisti, in particolare i cantautori, sono degli amplificatori di emozioni. Sono persone che hanno la capacità di trasferire negli altri delle emozioni, delle sensazioni. Quindi sono una sorta di collegamento, di ponte verso alcune emozioni che normalmente magari non si riescono a recepire o a esprimere. Ecco, fare il cantautore è anche una responsabilità, perché le persone assorbono in qualche maniera il messaggio che viene inviato, e questa responsabilità la sente Claudio Lolli verso i suoi sì, fan? Assolutamente sì. Il mio discorso scherzoso stasera su Borghesia, però sostanzialmente voleva dire quello, tu hai capito benissimo. Certo, un amplificatore di emozioni. Mi fa molto piacere che tu mi dica questo, perché penso che sia così, e se in qualche modo ci sono riuscito, ci riesco, mi fa molto piacere, perché è l'unica cosa che posso e voglio fare. Insomma, siccome io ne sento tante, se riesco a trasmettere o a suscitarle in qualcuno, quello è quello che faccio. A 38 anni da Aspettando Godot, perché mi sembra sia un album del 72, no? Aspettando Godot è del 72. Ma sei preparatissimo. Sono preparato perché sono un appassionato, quindi A tanti anni di distanza, questa canzone è sempre chiaramente attuale, ma specialmente gli appassionati si domandano: ma Godot, chi è Godot? È la speranza, l'amore, la morte?
Cosa rappresenta Godot? Ma io ho rubato questo titolo alla meravigliosa pièce di Beckett, indegnamente. Godot non è niente, non è nella speranza, è, come dire, se tu hai letto qualcosa di Leopardi, è il fatto che noi siamo felici modestamente solo quando aspettiamo qualche cosa, non quando arriva. E allora Godot non arriverà mai, e per fortuna. Che se no... è l'eterna attesa di, sì, di qualcosa che, sì, speriamo si realizzi, ma che in effetti... Il bello è la speranza che si realizzi, non la realizzazione. Le canzoni invecchiano come le persone? Io credo meno delle persone. Ti ricordi cosa diceva Orazio? Omnis non moriar, non morirò del tutto. Orazio è morto, le sue liriche no. I nostri figli ancora le studiano, magari non con molto piacere, però le studiano al liceo, le sue parole non sono morte. E quindi è sempre attuale, qualsiasi canzone ha fatto rimane attuale? Magari non qualsiasi, però qualche cosa forse sì. Qualche cosa. Grazie, grazie. Allora, qui se siete fortunati l'introduzione la fa una volta, se siete meno fortunati due, se siete proprio un po' sfigatelli tre, se siete da buttare quattro. Vecchia piccola borghesia, a per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o meno. Se un ladro muore, non se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, se è soddisfatta dei danni altrui e ti tiene stretta i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, a piena luna nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, ne presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, è così grigio e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Poesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Di quando gli anormali sono trattati da criminali, e chi diresti in un manicomio a tutti gli zingari e gli intellettuali, a mio ordine disciplina
la tua polizia, tranne quando devi indagare su un falso bilancio fallimentare. Ma sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti e fatture e bolle di commissione. Non sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, e hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Una vecchia piccola borghesia, ma per piccino che tu sia, non so dire se fai più rabbia a te o a schifo, o malinconia, o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, o chi lo fa per più di due, o chi lo fa in maniera strana, ma di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettacolare in nome del civile rispetto, ma sempre fissa lì a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, e sempre pronta a leccare le ossa al più ricco dei suoi cani. Vecchia piccola borghesia, la vecchia gente di casa mia, la per piccina che tu sia. Ecco, vi chiedo un attimo di pausa, perché è qui che dobbiamo spiegare qualche cosa. La canzone naturalmente ve la finisco, perché le parole, come accennavo prima, secondo me sono molto più affidabili della storia. Però qualche cosa naturalmente devo dire. E il 21 giorno la canzone finisce così, l'ultimo verso che vi canteremo è: ti spazzerà via. Va bene, non è successo, ok? Anzi, forse è successo il contrario. La piccola borghesia, anche proprio di statura, è aumentata, è diventata potentissima. Ma io che ci potevo fare? Da quella stanzetta degli adolescenti, del liceale, con quei libri e quella famiglia intorno, ma scusate, io potevo immaginare qualche cosa come, non dico qualcuno, qualche cosa come Calderoli. Era pensabile secondo voi? E allora, va bene, ho sbagliato, non ce l'abbiate più con me, è stato un errore che ho fatto in buona fede. La canzone, ripeto, va terminata, perché le canzoni sono più serie della storia, quindi ve la terminiamo. Vecchia piccola borghesia, la vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno, forse, eventualmente, dipende da tantissime cose, incidenti, anche, non so, incidenti, malattie, non si augurano malattie a nessuno, però, come dire, lo scenario è molto, molto, molto ipotetico, liquido, direi, però, ti spazzerà via! Thank you.
Paolo Capodacqua, Nicola Risini, io sono Claudio, grazie ancora, grazie mille, veramente.